Ciao a tutti, sono Chiara del canale Wellness with Chiara R. Oggi vi voglio proporre un video velocissimo e vi faccio vedere i tre ingredienti base per le acque detox, almeno secondo me. L'acqua detox ha preso un po' piede in Italia, sta diventando una sorta di moda, anche se in realtà è una cosa che è sempre esistita, che anche le nostre mamme e le nostre nonne facevano, ovvero le acque aromatizzate con tanta frutta o verdura. E dato che è tornato un po' di moda come argomento, anche se io ne avevo già trattato un anno fa sulla mia pagina, ho pensato di ritrattarlo anche quest'anno e sul mio canale farvi vedere quali sono i tre ingredienti base delle acque che secondo me tutte le acque detox dovrebbero avere, ovvero l'acqua naturale, della menta fresca come questa e dei limoni. In questo caso io ho un bellissimo limone che viene dalla Puglia che mi ha regalato mia mamma che è stata giù per qualche giorno. Questi secondo me sono i tre ingredienti base. Il limone è un favoloso disintossicante per il nostro organismo, la menta regala freschezza, dà quel gusto un pochino esotico, un pochino da mojito, anche se poi in realtà non lo sarà. E l'acqua naturale ovviamente è l'ingrediente base. Dopodiché frutta e verdura la potete scegliere in base ai vostri gusti, alle vostre preferenze, alla vostra disponibilità nel frigorifero. E l'importante è che la frutta sia ben lavata, sia possibilmente biologica e sia tagliata in tantissimi in pezzetti piccoli piccoli piccoli. In questo modo si andrà a macerare un pochino meglio con l'acqua, colorandola e aromatizzandola sempre di più. E cosa potete farne dei pezzettini di frutta e verdura che avete immerso in quest'acqua? Semplicemente mangiarli, perché alla fine si possono mangiare, sono commestibili, fanno benissimo e l'acqua sarà straaromatizzata, ma soprattutto ricca di vitamine, sali minerali e sarà molto molto diuretica, ma molto 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 rinfrescante, migliore di tantissimi prodotti che sono in vendita nei supermercati. Io spero con questo video di avervi dato qualche dritta, qualche consiglio, ma soprattutto di avervi tenuto compagnia. Vi invito a iscrivervi sul mio canale se non vi siete ancora iscritte per non perdere i prossimi video. Io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!